Quello è il merdine, ok. È il mio Vic. Oddio. Però è un po' un casino adesso capire. Vabbè, sappiamo che è il secondo. Sappiamo che è il secondo. Ah, siamo rimasti proprio qui? Ma dove cacchio siamo, raga? Ah, certo, perché noi siamo rimasti sabato. Siamo rimasti sabato che volevamo sconfiggere il boss che sta qua, no? Però non si riesce in nessun modo a distruggere il muro per arrivare al boss. E quindi ho iniziato a cercare un nuovo bioma all'interno del quale magari dovremmo trovare qualcosa. E per ora niente di buono. Io scenderei ancora un pochino e poi ci facciamo la strada dritta per tornare indietro. Ciao, Monkey! Quindi si scende un po', dai. E raccontatemi voi come state. Andiamo ancora un po'. Anzi, io dovrei. Vabbè, scendo così. Ciao, Sturosus. C'è qualcosa qua. Andiamo. Raga, ci state giocando sto gioco alla fine, voi o no? O fate finta? Salve, zio, come va? Qua c'è il ferro, ricordiamocelo. Nuove cuffie, sì. Punto esclamativo 3 in chat, scrivetelo ragazzi. Qualcuno che può scriverlo, per favore? Ogni volta che qualcuno chiede nuove cuffie, voi punto esclamativo 3 in chat. Ah. Grazie, Spano. Cliccate qua il link, andatele a vedere. Cosa c'è qua? Raga, allora, una domanda molto importante. Qualcuno è arrivato al terzo boss? Per caso? Ok, qua non si può passare. Io devo cercare di arrivare qua adesso. Beh, in realtà il mio obiettivo era scendere giù. Perché abbiamo l'inventario pieno e dobbiamo tornare alla base. Buonasera Kenny, come stai? Qua ci sono sti stronzetti. Vabbè, posso scendere anche così. Andiamo di qua un secondo. E poi tutto dritto per scendere giù. Però io veramente no, non capisco. Come cacchio dobbiamo fare? Cosa dovrei fare adesso di diverso? Per fare quel boss? Io te lo devo chiedere ai miei genitori se mi potrebbero comprare questo gioco perché mi sembra molto carino. Sì, Faze, è molto carino. Tra l'altro puoi giocarlo anche con gli amici o da solo, non importa. Dobbiamo mangiare. Ok, ho sbagliato a mangiare, ma non importa. Ho mangiato una cosa che mi potenzia la difesa. Esatto, vabbè, è sempre meglio avere della difesa in più. Quindi scendiamo, vai, scendiamo. Ciao Alessandro, come stai? Sto riacquisendo tutti i miei punti persi. Va bene, adesso stasera magari si farà un altro pronostico importante riguardo al boss. Solo se capiamo come fare. Solo se capiamo come fare. Raga, avete già mangiato? Ciao Vele, buonasera. Ok, dobbiamo scendere ancora un po' prima di girare a sinistra. Ah, cosa mangiate stasera? Io ho mangiato il salmone con le patate viola. Sapevate che esistono le patate viola? Ve lo giuro, ho mangiato delle patate viola. Viola. Dobbiamo scendere ancora. Riso alla pizzaiola? Oddio, cosa sarebbe, scusa? Mai sentito. Ma il mio piccone ne ho altri? Vabbè, al massimo lo riparo, non è un problema. Esistono? Sì? Ho mangiato stasera delle patate viola. Patate, man. Allora, raga, come cacchio si ottiene quella cosa Scarlet, il minerale Scarlet? Riso, ma con il sugo e il formaggio in sintesi. Interessante. Pollo? Buono.
E che sapore hanno? Come quelle normali oppure essendo qualcosa di strano? No, cambia solo il colore. Sembrano anche molto più. Cioè, si rompono facilmente, tipo. Sembrano, come dire, sembrano tipo secche, ma non sono secche. Niente di che, nel senso, non le ricomprerei. Le ho viste, ho detto wow, che figata, non sapevo se stessero, le abbiamo prese. Basta. Fine del discorso. Ok, scendiamo ancora. Qua c'è il tizio, però. Potremmo provare a farlo fuori. Dai, andiamo, ragazzi. Vediamo se mi fa fuori questo o no. Mangiamo un pochino. E lo facciamo fuori con il fucile. O lanciagranate, quello che è, insomma. Un po' di luce. Tanto adesso lui ci devasta. Oh, cazzo, mio Dio. Ah! Mi faccio male io. Vieni, 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 vieni. Ah! Vabbè, ma dai, ma è troppo facile. Qua c'è l'ingranaggio, mi potrebbe servire. Allora, facciamo una cosa intelligente. Ripariamo ciò che c'è da riparare. Quindi devo riparare velocemente. Anzi, non posso. Prima devo distruggere questo. Distruggiamo questo. E ripariamo il mio piccone. Ah, mi si stanno rompendo i pantaloni? Ma come mai? Missing scrap parts? Cosa c'è scritto sotto? Ah, vabbè, ah sì, perché per riparare, perché sto tenendo sto coso in mano. Ah, no. Scusate, ma come mai? Mi si stanno rompendo prima i pantaloni che il resto. Quanto è bella questa cesta rosa. Proprio cute. C'è qualcos'altro che devo. Buttiamo via questo, va. Una domanda al Sucor Keeper: ma c'è un modo di togliere dei blocchi dal pavimento per metterne altri da un'altra parte? Oddio, ne sai che non lo so. Dipende di che pavimento si sta parlando. Se tipo è il pavimento come questo, forse puoi usare la pala, sai? Forse con la pala lo puoi fare, scavando. Però scavi un tipo di materiale per poi metterne un altro, magari. Se non sbaglio. Non ho ancora provato. Con la pala, ok. Non siamo ancora a metà. Andiamo giù. Obiettivo, tornare alla base. E poi cercare di capire cosa dobbiamo fare. Sai come entrare da quel favo gigante dal boss? No, non ancora. Non ho cercato niente. Non ho cercato le soluzioni. No, non è un'ape alla fine. È una larva. È una larva. Gigantesca. Sarà tipo la regina del nido delle larve. Ciao, Drago, tutto bene? Tu come stai? Come è passato il weekend? Ah, raga, tra l'altro, guardate. Un nuovo acquisto. Indovinate quante pagine sono queste? Secondo voi quante pagine sono? Un nuovo libro, ci sono tipo. C'è la. È la serie. 999? 1400? Un capo e passa? Sono. Vi dico esattamente quante pagine sono. 1158. Secondo voi mi basterà 5000? 5000 sarebbero 5 libri così. Secondo voi mi basterà per un mese? Da non leggere i libri per un anno intero a leggerne figa i tomi giganteschi. Ah, non vedete, scusate. Sì, siete arrivati vicinissimo. La scena, sì, cambiata, cambiata. Non vi piaceva guardarmi me con le cuffie nuove, no? No? Ah.
Ok, adesso mi sa che possiamo girare a sinistra. No, capisco. Onesti. Siete onesti. Ok, ma qua non mi interessa. Aspetta, qua c'è qualcosa però. Cosa c'è qua? Altro fero. Che sento qualche stronzetto che fa rumore viscido. Vica, il prossimo passo è Guerra e Pace di Lev Tolstoi. Guerra e Pace. Come mai? Un bel libro? Voglio vedere cosa c'è qua. No. Niente, voglio vedere cosa c'è qua. Abbiamo un obiettivo. E il nostro obiettivo è tornare alla base. Però devo scendere ancora più giù, mi sa. Secondo voi siamo perfetti? Sì, va benissimo. Da qua tutto dritto a sinistra. No, come no? Avete trovato un qualche altro minerale più forte per arrivare dalla bestia magari? Non ancora. Infatti, il mio obiettivo adesso è... Stiamo tornando indietro, esploriamo questa zona. Mentre torniamo indietro vedremo che cosa si scopre. E vediamo se c'è magari qualcosa qui. Se non troviamo niente andiamo a vedere qui. E se non troviamo nemmeno niente lì, allora dobbiamo capire cosa fare. Magari è una tipo una specie di arma che devo avere. Però non lo so proprio. È abbastanza lungo, se non dire un libro mastodontico. Ma è bello. Nel senso, può essere anche lungo quanto vuoi, ma se non è bello, no. Se detto così sembra che... No, mi dissocio. già. Come con lo speglio tema su Minecraft. Ho finito le torce, non va bene. Ma raga, ma cos'è questo schifo? Questo è il muro merdoso, via. Mi disassocio. In che senso ti disassoci? Ti dissoci ma anche associ? Capisco. Dove sono? Qua, ok. Stasera volevo provare anche il nuovo gioco, ma ho detto no, no, aspetta. Facciamo fuori almeno il terzo boss. E poi si vedrà. Per ora, questo è il bioma che conosciamo già. Quello dove si trova il ferro. Niente di nuovo. Niente di interessante. Cosa? Ho finito... Posso farne altri? Please. Vai. 106. Devo uscire a 104. A posto. Ciao belli. Scusate. Passo in parte. Ma raga devo... Ma che... Io ti sparo in testa. Ah! Ma non lo sta prendendo. Adesso sì. Ah! Merdina. Let's go, dai. Non perdiamo tempo con questi babboidi. Ha circa 1463 pagine. Ed è diviso in 4 libri e 2 epiloghi. Dobbiamo clippare nuovamente? Ma voi clippate queste cose? Quando io dico cose riguardanti alle lunghezze diverse? Tipo... Cioè, boh. Veramente, raga? Queste sono le cose che vi fanno ridere? Capisco. Dove cacchio siamo? Siamo in mezzo al nulla qua. Quanto è lunga la strada di ritorno? Ok, qua... Aspetta. Ah, questa è la zona tipo come l'altra che avevamo trovato. Qua ci sarà un bel po' di movimento. Questa è una specie di dungeon. Ok, ma io non c'ho tanta voglia di esplorarlo tutto. Ti faccio fuori! Ah!
Scemo. Qua c'è il gigante. Ah! Qui lo fa... Un'altra ascia? Mi serve? Certo che mi serve. Però in realtà non mi serve un'altra. In realtà. Se proprio vogliamo essere sinceri. Chi è? Cacchina? Beh, ormai questi ce li prendiamo, dai. Forse lo abbiamo attraverso le città degli uomini talpa. Che vuol dire? Queste cose mi servirebbero. Sono cose che vendiamo. Oh, cavolo. Ma... Tre colpi e l'ho fatto fuori. Qua c'è un amuleto. Possiamo buttare qualcosa. Buttiamo via il peperone. Ring of Rock. Soldi. Vabbè, buttiamo via sta cagata. Che male. Io questi li spacco. Questi sono fighi, ti danno tanta roba. Ciao porcione, come stai? Ok, andiamo dritti, dai. Andiamo via, basta. Tipo quegli zoomers dei miei compagni a tecnologia quando la prof ci dà le misure. Gli zoomers. Mi piace questa cosa. Che ormai è un meme. Bene lei? Bene, grazie. Quanto manca? Siamo a metà strada, mannaggia, mannaggia. Qualcuno ha qualche idea sul da farsi? Mi scivola la cuffia con l'orecchio. Il libro che sto leggendo è troppo bello, ma mi fa paura leggerlo prima di dormire. Cioè, veramente... Fa troppo paura. In alcuni punti, non sempre. Infatti poi chiudo il libro che devo dormire. E dico, no, aspetta, magari guardo qualcosa ancora al telefono, perché così magari mi distraggo un attimo. Oh, guarda! Cosa abbiamo qua? Credo sia un sinonimo di dissociarsi, perché c'è di... dis più associo, quindi sarebbe il contrario di associarsi, secondo il mio ragionamento. Disassocio? Così diventa semplicemente più lungo da dire. Dove metto la cosa? Disassocio. Dissocio. Allora, siamo ritornati dove? Che cos'è questo posto? Ah, ok, raga, adesso facciamo una cosa. Facciamo il giro. Intorno. Facciamo il giro di tutta questa stradina. Di tutto il cerchio intorno. Vediamo tutto quello che c'è. Ma sì, ma non c'è niente di nuovo qua comunque. Almeno così sembra. Corre lento. Vedete, voglio fare tutto il cerchio. Sì, ma... Forse dovevo andare dall'altra parte. Siccome ho sbagliato. Vabbè, non importa. Ah, qua c'è del legno. Prendiamolo, è sempre importante. Ho una pala con me. Big Lar... Ah, sì, è vero, mi ero dimenticata di questa cosa. Ma questo gioco è solo per PC? Sì, sì, per ora sì. Questo gioco è solo per PC, per ora... E tra l'altro è ancora in modalità accesso anticipato, cioè vuol dire che lo stanno ancora testando. Sotto vari feedback lo aggiornano, mettono a posto cose che potrebbero non funzionare. Cavolo, qua abbiamo un bel po' di cosette da scavare. Facciamoci una pala e distruggiamo queste mini bombe. Vediamo cosa troviamo. Ok, semini di qua, semini di là.
Cos'è questo? Ah, questo non mi serve. Ah, ok, è una cosa che si può vendere. Non è importante. Ok, piuma e il coso, non è importante. Qua c'è del ferro. Ring of the Rock. Yeah. Sono tanto curiosa di sapere cosa succederà dopo il boss. Dopo il terzo boss. Si continuerà il gioco? Finisce il gioco? Cioè, boh. Cos'è questa roba? Ah, anche questo qua si vende. Ok. Aspetta, questo è uno scrap. Prendiamolo. Andiamo avanti. Seguiamo un attimo il percorso qua. Vediamo le cose che abbiamo intorno. Qualcosa che luccica, prendiamolo. Invece sono curiosa di capire come arrivare al boss. Sì, anch'io tantissimo. Ma mai scava così lento? Ah, sto scavando con la pozione. Certo che sono una babbea. Questo bioma lo conosciamo. Conosciamo bene questa zona. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Niente di nuovo. E siamo arrivati a dove siamo già stati, mi sa. Infatti, questa zona la conosciamo. Vedete, abbiamo fatto tutto il cerchio. Secondo me. Ok, dai, andiamo qua su e prendiamo la stradina per. Oddio mio, quanti sono? Prendiamo la stradina per tornare alla base veloce. Così depositiamo tutto quello che, insomma, abbiamo, perché ne abbiamo troppa roba. E poi andiamo a esplorare l'altra zona. Cioè, dovremmo scavare fino qua. Dovremmo finire questa zona qua e questa zona qua ancora, giusto per capire. Lascia che usi come arma, l'hai creato, l'hai trovata. Si trova solo questa, mi pare. Almeno io l'ho trovata. L'ho trovata, sì. Andiamo giù. Oddio, guarda quanti ce ne sono. Aspetta, dove si scende? Ah, ho preso l'altra stradina per scendere. Ok, un attimo più complicata. New point available. Ok. Salve. Non credo, dato che è uscito da poco il gioco, ci sarebbe troppo content. Non so se, a cosa hai risposto. Però sì, è uscito da poco, quindi boh, non sappiamo effettivamente quanta roba c'è da fare. Ok, siamo tornati sulla strada principale. Uff. Quanto legno è cresciuto durante la mia assenza qua. Si vede che manco da tanto. Ok, siamo tornati alla base. Depositiamo tutto. Lui ha qualcosa? Il pane. Ok, questo vabbè, non mi interessa. Lui magari vende qualcosa. Anzi, da lui gli possiamo vendere subito tutto quello che si può vendere. Si può vendere questo. Si può vendere questo. In realtà si può vendere tutto. Non so se vendere questo. No, lo lasciamo intanto. Dobbiamo vendere questi sicuramente. Questo no. Questo no. Questo no. Questo no. Questo no. Questi no. Nemmeno. Questi neanche. Questo sì. Basta. Non so quanto mi ha dato, ma mi ha dato un pochino. Ah, adesso mettiamo a cuocere quello che c'è da cuocere. L'oro. Ci liberiamo l'inventario subito dalle cose importanti. E questo. Ok. Buonasera, buonasera, Lord. Buonasera, Durex.
mi disassocio dalla forma del lineo che stava per assumere. Ma cosa? Io mi aspetto che il portale ti risucchi e ti porti in una nuova dimensione. Anche secondo me dovrebbe essere così. O almeno secondo me sarebbe figo e magari con altri boss ancora più forti il messaggio a cui aveva risposto. Ah, ok. Ho risposto alla frase: sarebbe figo che dopo il boss si possa accedere ad un nuovo mondo con altri boss più forti, che mi sembra una cosa possibile solo con i futuri aggiornamenti. Non lo so. Dobbiamo capire come distruggere questo boss. Perché. No, 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 non. Cioè. Raga, ma magari dovrei rompere quella cosa con questa ascia? Quei muri? No, non credo. No, è solo per colpire i nemici. Sì, Lord, sono delle cuffie nuove. Faccio parte della campagna di Trust delle loro nuove cuffie. E per questo motivo, Trust in chat, mi raccomando, qualcuno lo posti. Cliccate il link per andare a vederle su Amazon direttamente. Si potrà scoprire solo vedendo. Ah, esatto. E sono veramente curiosa di sapere come andrà. Io non mi voglio spoilerare niente, voglio scoprirlo in live. Anch'io non voglio andare a cercare niente, voglio scoprire tutte le cose da sola. Infatti. Allora, mettiamo via questo. Questo non mi serve. Ah, devo vendere anche questa cosina qua, al tizio. Dobbiamo cuocere anche questo. Poi, mettiamo via tutto quello che non mi serve. Quindi questo. Questi mi servono, sono importanti. Questo in realtà no. Qui abbiamo una cassa in più. Non so dove metterla. È molto carina però. La lascio qua. Poi. Questo va a finire qui. Va a finire qui. Questi fanno parte della. Ok. Loot. Questo qua va a finire qui. Un'altra ascia in più, teniamola nel caso ci si dovesse rompere, almeno ne abbiamo una in più durante il fight, senza doverla riparare all'ultimo secondo. Poi questo qua. Qua abbiamo i funghi. Questa cosa posso fare con questa? Tipo la posso mettere da qualche parte? Secondo me sì, cavolo, è gigantesca, raga. Dove la posso mettere? Guardatela! Che carina! Anche se in realtà non è carina tanto, è brutta. Idem perché alla fine se ti spoiler tutto poi non c'è praticamente più divertimento. Eh sì. Dici che una bomba potrà distruggere il muro. No, abbiamo provato l'altra volta, non funzionava. Non essendoci stato in quel momento della live, non so se hai già provato, ma vale la pena provare. No, non funziona. Nel senso, sono riuscita a mettere una bomba, far crepare il muro e dargli il colpo finale con il piccone, ma non possiamo continuare a fare così con tutti i muri? O forse sì. Ma ci stiamo mettendo veramente tanto. Non credo che sia così che si debba fare. Secondo me. Questo si deve vendere. Qua abbiamo il pane, il cibo per in più. Questi servono, questi servono, questi servono. Questi servono. Questo via. Ok, dobbiamo fare leggermente. Dobbiamo fare un po' di cibo. Dobbiamo riparare di nuovo il piccone. Ah, anche i pantaloni. Subito. Dove tengo gli scraps? Uno. Ripariamo i pantaloni. A posto. Il nuovo minerale non sei riuscito a trovarlo, immagino. No. Mi consigli di comprare questo gioco? Merita. Guarda, Otoplon. Ad essere sincera? Sì, lo consiglio. Perché non riesco. Cioè, mi sto stradivertendo a giocarlo. Sono una settimana ormai che lo giochiamo in live e. A me piace un sacco. Oggi solo questo gioco? Vedremo durante la serata, Jackie. Avevi messo una bomba dei proiettili esplosivi della pistola a picconare, pertanto servirebbe 10 minuti solo per entrare. Infatti non avrebbe senso, secondo me, no? Guardate, se guardiamo il tavolo, l'ultimo tavolo che ho craftato, quello di ferro, mi permette di fare un nuovo tavolo di lavoro. La nuova workbench, ma che si chiama Scarlet. Ci vuole però, se vedete là sotto, 25 Scarlet Bar. E dove cacchio si trova? Buonasera, Voodoo. Qualcuno ha mai visto South Park? Lo guardavo quando ero piccola. Vendiamo questo intanto.
Salve signore, allora prenditi questo, a posto. Perché lui non vende nulla. Cioè, io proprio non immagino. Si può interagire con questo, no? Magari c'è qualche tavolo che io non ho visto. Questo è il generatore, ok, non è niente di che. Sono tutte cose elettriche, secondo me, per fare cose automatizzate. Cose elettriche, non è niente di importante, se è per fare i circuiti. Secondo me, tipo, cuoce la roba, cuoce i minerali, li fa uscire dalle fornaci, li fa attraversare su questi tappeti, su questi rulli che scorrono e li fa finire nelle casse, tipo, si possono fare queste cose automatizzate, strafighe. Qui però abbiamo, questo l'abbiamo fatto. Questo l'abbiamo fatto. Questo sì. Tavolo di cartografia per fare le mappe che così possono vedere anche altri giocatori, ma non ci serve in questo caso. Electronic Stable, aspetta, l'ho fatto? Sì, è quello lì sotto. E mi manca questo, ma per questo ci vuole uno Scarlet Bar. E dove cacchio si trova uno Scarlet Bar? Secondo me avvicinati il più possibile. Aspetta, mi sono perso il messaggio. Avvicinati il più possibile al boss e poi vedi che fare. Magari ci sono poche mura da fare. Dite che dovremmo tornare di là. Alla fine gli sviluppatori ti chiederanno di collaborare se continui così. No, ci sono tante persone che ci stanno giocando e si stanno divertendo. Sono positivo. Oh, Voodoo, mi dispiace. Come ti senti? Questa è la parte sinistra. Aspetta, controlliamo ancora se magari mi sono persa qualcosa. Magari c'è un'entrata segreta? Cavolo, però guardate la mappa. Cioè, noi abbiamo... Vedete? Abbiamo girato... Ha fatto tutta sta zona qua. Continuavamo a girare perché non c'era modo per entrare. E vedete questi muri scuri? Sono quelli che se non si riescono a distruggere. Certo, magari dovrei andare qui da qualche parte. Però, Dio, non credo che ci sia... Non lo so, va bene, adesso finiamo di potenziarci, fare cose che dobbiamo fare, dovremmo anche farci da mangiare. Vediamo questi panini qua. Mushy pepper wrap. Mushy pepper wrap. Ci vogliono i funghi, li abbiamo i funghi. Benissimo, sono asintomatico, guarda, meglio. Piuttosto che soffrire, no? Però comunque, che palle. Funghi, ne abbiamo pochissimi, cavolo. Non si possono piantare i funghi in qualche modo. Allora ci facciamo altri panini. Altri panini gustosi. Apri la mappa, Vicky, guarda la parte che non hai mai esplorato. Quale intendi? Questa zona era incredibile. Era piena di larve. Ci sono tante zone che non ho ancora esplorato. Però loro, nel senso, loro ti danno la possibilità di vedere dove sta il boss. Diciamo che inizialmente era difficile pensare a come sconfiggere questo no, che faceva avanti e indietro, che girava qua tutto tondo intorno alla mappa. Secondo me ci sarà anche difficile arrivare a questo, però non lo so. Ciao Carlo, come stai? No. Dobbiamo, non so, in qualche modo fare. Questi servivano per fare le bombe. Vabbè, ma quelli poi li facciamo ancora al massimo. Ho esplorato un sacco. Sì, ma secondo me non abbastanza ancora. Secondo me non abbastanza. Ripiantiamo, questi sono importantissimi. Anzi, no, con questi non si facevano le bombe, con questi si facevano le pozioni di cura. Le bombe si fanno con i peperoni e lo slime. Vediamo se ho altri semi. Cavolo, ne ho tantissimi. Allora, momento piantagione qua. Carrot seed. Queste che cavolo servivano? Vabbè, dobbiamo piantare anche questi. Dobbiamo piantare tutto. Tutto!
Mica, hai provato a circondare per intero la parte che non puoi rompere, per vedere se c'è qualche punto debole. No, in realtà l'altra volta ci abbiamo messo tantissimo perché è una zona pericolosa questa. Tutto quello che abbiamo fatto qua l'abbiamo fatto sabato sera. Questa zona qua l'abbiamo esplorata sabato sera. E poi ho fatto tutto sto giro per tornare indietro. È tanto, raga. È veramente tanto. Beh, adesso ci prendiamo il piccone, andiamo. Lascia. Ci prendiamo quello che ci serve, cibo. Ci prepariamo un attimo. Ciò che mi chiedo è se il gioco si limita a tre boss. No, raga, a vedere. Avete visto il trailer? Ok, lo guardiamo un attimo insieme il trailer. Voglio farvi vedere un attimo il trailer. Guardate. Andiamo su Steam. Pagina del negozio. Potrebbe essere che nel thriller hanno messo cose in realtà che non abbiamo ancora fatto, cioè che magari non ci sono. Magari ci saranno più avanti, boh, non lo so. Queste zone le abbiamo viste. Questa è la zona dove si trova il ferro. Questa è quella vicino alla base. Ciao, Heroa! Questo è il dungeon che... Ecco, vedete questa zona qua? Che zona è? Forse è la zona in superficie? Non lo so. Devo fare anch'io una base più carina. La mia base fa schifo. Oddio, guarda che bella base. Che bello illuminato con i fiori così. Devo farlo anch'io. I fiori illuminano un botto. Raga, una sera ci mettiamo a fare la base. Vedete, ecco quello che intendevo. Ah! Aspetta! Guardate! Vedete questi? Ecco i drill. Questi sono i drill. È una cosa automatizzata. Tipo, cos'è questa? Ah, questa è la zona che dove siamo stati già, ok. Questa zona. Questo è un nuovo bioma, anche questo. Anche questo. Ah, eccola com'è fatta. Possiamo capire. Come arrivarci? Dal trailer? È circondata da questi muri. E lui è vestito in ferro. Questo posto è un disastro, raga. Sarà difficile da battere, secondo me. Lore. Qualcuno ha capito qualcosa? Perché io no. Comunque io sono ancora al primo boss. E va bene, con calma, con calma. Ciao Frost. Per me quella è la zona con il nuovo materiale. Come cacchio la troviamo? Forse ho capito dove potrebbe essere. In basso a destra, in alto a sinistra o in basso a destra, basta che tagli in diagonale e trovi subito il bioma. Tu dici queste zone? Cavolo, però. Potrebbe essere che c'è qualcosa qua ancora, eh? Che non abbiamo esplorato. Però no, perché questa zona è un semicerchio ed è solo un bioma. Vabbè, non lo so, dobbiamo esplorare di più. Voglio fare il drill automatici. Ma come scrive Wolf? Buonasera, Nagoja. Voglio fare i drill automatici. Sai che devi andare lì con questo equipaggiamento, devi solo far esplodere con più bombe alla volta le pareti. Non lo so. Mi sembra un po' assurda come cosa, ma ok. Cosa stavo facendo? Ah sì, stavo piantando. Stavo piantando. Se il tipo era in ferro vuol dire che ci puoi già andare, no? Eh sì. A quanto pare sì, ma come cacchio ci arriviamo? Cioè, i muri sono impossibili da rompere.
Qua sono i fiorellini magici, questi qua. Ok. Possiamo togliere questi un attimo. Se ci pensi, nel trailer il bioma verde era sempre vicino all'acqua, quindi forse seguendo l'acqua si riesce ad arrivare. Bisogna vedere adesso. Piantiamo i fiorellini, che serviranno, questi qua, che servono per fare le pozioni di cura. Ok. Ne servono un po'. Ne piantiamo ne altri, dai. Sono più importanti queste adesso. Ciao Aspirina, come va? Ti dico che per forza c'è un passaggio. Magari sì, magari è tipo una specie di dungeon quella zona. Ciao Conf. Beh, scrivo male, tanto te non sai leggere. È vero. Come dicevo, prova ad usare più bombe insieme, forse funziona. Ma pensa quante bombe dobbiamo usare per spaccare ogni volta un muro. Adesso vediamo. Devo piantare questi anche. Con quale velocità, mamma mia, ogni volta. Almeno non ha detto, non ho capito. Se scrivete male non è colpa mia. Se scrivete con le mani che escono dal culo. Ciao, il codice della live LGBTQA per cosa serve? Per Telegram? Sì, provo a inserirlo su Telegram. A me questo è il gioco che hai recensito su TikTok molto positivamente. Sì, sì, a me piace molto questo gioco, Aspirina. È questo qua, sì. Questo bullismo. Appena metterò i punti merda, ne metto così tanti ad alcune persone qui in chat che veramente. Cosa ho mangiato? Ah sì, ok. Ok, abbiamo messo le cose importanti. Ci sono anche questi che devo piantare adesso un attimo qua. Li piantiamo qua in giro. Pim, 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 pim. Sono carini, li lasciamo qua. 5, altri 5. Oh no, ho tolto una piastrella. Oh no. Oddio mio. No, ho sbagliato. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora uno? Ok. Acqua. Con tutti quei punti a due uncini poi possono farsi una coperta di merda. Ma che cazzo. Oh mamma mia. Chiudi. Ok, abbiamo fatto. Ciao Giandocchi, come stai? Bentornato. Dove si compra? Questo gioco qua, su Steam. So che è inutile, ma come fai a zappare la roccia? Non lo so, me lo chiedo anch'io. Me lo chiedo anch'io. Magari è una specie di roccia di ghiaia. Boh. Certe cose è meglio non chiedersele, ragazzi. Dove sono i miei vasi? C'erano dei vasi qui da qualche parte. Avevo dei vasi. No, non dirmi che l'ho buttati via tutti. No, ci sono dei vasi. Li devo comprare. Cioè, li devo fare? Sono ovviamente molto importanti, ragazzi, per l'obiettivo della nostra missione, i vasi. Eccoli. Clay wall e stone wall. Beh, io direi di farli. No, scherzo, non c'ho voglia. Mi serve cuocere un po' di cibo. Però prima mi servirebbe forse fare delle pozioni. Pozione di cura. Hardberry e slime. Vai, facciamo. Hardberry e slime. Slime. Ma dobbiamo anche cucinare. E che cosa usiamo per cucinare? Non abbiamo molte cose. Quindi sarà solo funghi con
No, no, questi. Vai, fa... No, aspetta. No, fa pochissimo cibo, non va bene. Facciamo questi. Questi vanno meglio. Le domande che tengono sveglia Vika la sera, come faccio a zappare la roccia? Ma io in realtà non ci penso neanche. Ah no, in realtà forse ci avevo pensato, non mi ricordo. Buonasera Simone. Mi sono innamorato di questo gioco. Sì, è bello. Io ho trovato il boss gelatinoso, sono morto 4 volte, come faccio? Non te lo dico, Giandoki. Il bello è che devi scoprire queste cose da solo. Cioè, te lo potrei dire. Ma lo vuoi sapere davvero? Lo vuoi sapere davvero? Non è il bello dei giochi scoprire le cose così? Da soli? Però se vuoi te lo dico. Ok, sta cuocendo. Mi serve, quindi. Lascia, ce l'abbiamo. Questo coso dovremmo ripararlo prima di andare. Questo va bene. Mi serve un altro piccone, possibilmente. Questo come si faceva? Ah, i peperoni con... No, forse era meglio questo. No, abbiamo bisogno di 2 tipi di cibo. Il cibo che ci riempie un po' di più. E il cibo con questi. Mi serve un altro pot per cucinare. Come si fa? Muoviti veloce, copper bar, 6 copper bar, 6 copper bar, copper bar, copper bar, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. Così si fa prima. Così si fa veramente prima. Lo mettiamo qui e let's go! Peperoni e... No, aspetta, non tutti però. 27, solo 27. No, ok, ho sbagliato, sono un po' troppi, ma va bene. Quindi cuciniamo questi che ci danno più difesa, mentre questi ci danno un pochino di cibo, recupera la vita per 5 minuti, ti velocizza a correre. E adesso facciamo, dobbiamo fare, abbiamo detto le bombe? Cosa dobbiamo fare? Sì, bomb pepper. Ne abbiamo già 14. Però mi servono anche... Raga, ma queste fa... Più 34 di armatura. Io queste pozioni me le dovrei fare. Vabbè, poi me le faccio. Ciao Bea, buonasera. Ma se vuoi, ma se lo vuoi dillo. No, non lo dico. Ciao ragazzi a tutti. Buonasera, bentornati o benvenuti. Come state? Bombe, dai, facciamo queste. Solo 5, ma tu stai scherzando. Non possiamo fare altro? Possiamo potenziarci per essere più forti in melee. Per 30 secondi però? Solo? No, inutile. No, in realtà non è inutile, però non c'ho voglia. Hardberry. Dove sono le mie hardberry? Stanno ancora crescendo. Che carine che sono. Sto bene, grazie Bea, tu? Povera Bea, schiaffeggiata 48 volte. Poi ci sono i binari. Qualcosa che mi sono persa di particolare? No, non credo. Non credo, non credo. Allora, raga, voi che dite? Che dobbiamo... Torniamo di là? E cerchiamo di arrivare? Oppure... Vediamo un attimo cosa c'è in queste zone. In questa zona e in questa zona qua. Effettivamente vedete che c'è un pezzo che non abbiamo ancora visto. Magari facciamo tutto il giro intorno? Seguendo, completando il cerchio? Così vediamo cosa c'è? Secondo me sì. Dovremmo fare un giro veloce qua. Adesso quello che faremo sarà... Da qui... Andremo dritti. E vedremo cosa c'è in mezzo. Poi scendiamo. Facciamo veloce qua. Arriviamo fino qua. E facciamo un'altra strada dritta per tornare. Quindi, dove sono i picconi in questa casa? I picconi, mi serve. Dodge chance. Mining damage, mining damage, mining damage. Sono i pantaloni, bla bla bla. Un altro piccone, ok. Pozione di cura. Cibo adesso lo prendiamo. Il legno ce lo teniamo. Mi serve per fare... le torce. In realtà i fiori non mi servono adesso. Li possiamo mettere via.
Questi mi servono, sono i tavoli che dovremmo tenere. Anzi, a sto punto raccolgo altro legno velocemente. Così ci facciamo altri ponticelli. Perché l'orto di Vika è un robot che si risponde al telefono? Ma qua, in che senso un robot che risponde al telefono? È vero. Vabbè. Comunque, diciamo che vorrei modificare la base e farla più carina, ma bisogna essere ispirati per farlo. Anzi, ci sono alcune persone che fanno in 3 secondi tutte le cose stracarine. Saranno le persone più creative, forse? Io ho messo tutto a caso, avete visto? C'ho tutto a caso proprio. Quanto legno abbiamo? 272, ottimo. Sono cresciuti, adesso li possiamo prendere. O no? Anzi, sapete cosa voglio vedere, raga? Se ci state giocando sto gioco, fatemi vedere la vostra parte centrale. Ho le vostre basi. Fate le foto, fate gli screenshot. C'è una modalità screenshot? Non credo. Mi sa che la vogliono aggiungere. O non lo so se la aggiungeranno però. Anzi, forse è stata richiesta dalle altre persone. E postatele. Ma magari postatele su Instagram come storia. Voglio vederle, le vostre basi. Sono stracuriosa. Se magari ricevo un po' di persone che me le hanno mandate, poi ce le vediamo in live. Allora, mi servivano questi qua per fare le pozioni. Questo, buono, abbiamo un bel po' di cibo. Buono, buono, buono. Questo lasciamolo qua. Questo ce l'abbiamo. A posto. Qua invece, a posto. Teniamo un attimo, prendiamo questi, veloce. La mia sembra un accampamento per profughi, devo ancora sistemarla. Voglio vedere le vostre basi, sto ancora dall'inizio, vedo cosa riesco a fare. Farò la foto, sì, fate la foto. O comunque potete fare lo screenshot anche dal PC, così si vede meglio. Sono curioso di vedere le vostre basi, vedere come sono. Così poi rubo l'ispira, cioè rubo l'idea da voi e mi faccio la base in base alle vostre basi. Quello che abbiamo fatto nel nostro mondo insieme è una regia in confronto. Dai, veloce, 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 veloce. Sono stracarini questi. Ok, a posto. Piantiamoli e ce ne andiamo. Quando gioca City Skylines? Mercoledì. Mercoledì sera. Posto. E mi sa che inizieremo di nuovo un nuovo mondo. Perché è difficile da mettere a posto quel casino che ho fatto. Ciao Alessandro, ho mangiato bene? Vicky, io l'ho comprato qualche consiglio per iniziare su questo gioco? Vai a scavare tanto a cercare minerali in giro. Così poi ti puoi creare cose che ti servono. E poi pian piano una cosa tira l'altra e farai tutto quello che devi fare, insomma. Questo lasciamo qua. Questo mettiamo via. 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 Questo mi serve un attimo. Pam pam. Facciamo questa cosa. Il pollo era buonissimo. Solo il pollo o con qualcos'altro? E domani riparti questo gioco, cambi. Domani lo facciamo. Mercoledì scorso abbiamo iniziato un nuovo mondo insieme ad alcuni ragazzi della chat. Quindi domani facciamo Core Keeper, questo gioco qua, con alcuni ragazzi della chat. Continuiamo con l'altro mondo. Mercoledì scorso l'abbiamo iniziato, abbiamo sconfitto il primo boss. Andremo avanti domani. Fa straridere.
Il personaggio sembra essere cattivo, cioè insomma, pronto per andare a combattere i cattivi, con l'annaffiatoio in mano di plastica. Ok. Questo qui. Via. Facciamo le pozioni di cura, sono importantissime. Ne facciamo tante. 34, buono, dai. Via questo. Via gli slime. Direi che ci prendiamo veloce questo e ripariamo tutto quello che c'è da riparare. Quindi ripariamo questo. Boh, e basta, direi. Sì. E... Ma dov'è il legno? Scusa. Ah, ok, ce l'ho qua. E ci facciamo un bel po' di torce. Ho un problema, mi dice che il prezzo del terreno è troppo basso. Che devo fare? Tutta la città me lo dice. Il prezzo del terreno è troppo basso? Chi vuole bannare il signor Stream Element? Cosa ti ha fatto il bot? Vabbè, Dario che se la prende con i bot. Demonis, non lo so. Magari hai abbassato le tasse troppo? Giocherai a City Skyline? Sì, ma non stasera. Facciamo dopodomani. Perché domani continuiamo questo e mercoledì facciamo Minecraft e City Skylines. Avete fatto progressi in questo tempo che non c'ero? Sì, un pochino sì. Adesso ci siamo preparati per tornare in esplorazione e vedere le nuove zone. Devi aggiungere parchi un sacco. Ecco, qualcuno lo sa allora. Devi aggiungere più parchi? Tutte queste cose che rendono i cittadini più felici? Altre torce? Direi che va bene così. Va bene, raga, andiamo. Abbiamo le pozioni di cure. Queste sono per aumentare la difesa. E questi sono, vabbè, cibo in più da mangiare, va bene, ottimo. E ci portiamo anche gli scraps nel caso ci dovessimo riparare qualcosa veloce. Siamo pronti? Però dove andiamo? Ah sì, avevo detto che saremmo andati dritti così. Quindi andiamo dritti così. E vediamo cosa ci aspetta di là. Magari avete ragione, magari c'è qualche bioma che ci siamo persi in mezzo. Però non... Boh, ho dei dubbi ad essere sincera. No, no, è che il bot ha usato l'emoticon del mod Hammer dopo un mio messaggio. Ah, ok. Capisco, capisco. Però ricordatevi che quando entriamo in un bioma nuovo, appare quella scritta in mezzo. Quindi ti avvisa. Ciao Vele, grazie per il saluto. Cosa devi studiare stasera? Vedo l'erba. Sì, ma questo è il bioma che c'è intorno. Qua si trova il rame. Non è niente di che, secondo me. Credo. Abbiamo dei punti in più. Allora, questo mi dà 15% in più di cibo dal cibo cucinato. Questo mi dà dei semi in più. Vabbè. E qua invece facciamo questo, così vediamo più lontano. Vediamo i materiali. Vedete? Adesso si vede meglio che cos'è. Questo è rame. Spagnolo e finire matematica. Intanto mi ascolto la live, mi fa piacere. Eh no, è qua dove c'è il ferro. Sì. Non è niente di che. In mezzo a nulla, tra l'altro. Ma scusa, verso la larva in alto a sinistra dove c'era la cassa scarafaggio singola che hai trovato sabato, non c'era uno spirale di luce, forse è lì. Oddio, come fai a ricordarti questa cosa? A guardare la mappa, seguite il muro marrone, questo cioè marrone, rosa più scuro, no? Vedete che non c'è modo? Però adesso torniamo, sto controllando un attimo. Forse devi circumnavigare il boss e cercare un'entrata e il muro bioma si sblocca dopo perché mi sembra che hai esplorato tantissimo. Può essere.
Adesso vediamo questa zona. Veloce. Cosa c'è qua? Ah, niente. Nel caso si torna indietro. Ho provato a usare tutte le bombe per aprire un varco. Quali bombe? Ah. Qua non riesco a passare. Ma ci sono queste cose in mezzo. Ah, devo fare così. Guardate, raga. Siamo tornati qui. Scendiamo giù, dai, veloce. Scendiamo giù. Sempre gli stessi biomi. Vediamo quanti sono. Ah, morite. Gli slime mi servono comunque, quindi dovrei farli fuori. Meno male che ho l'anello che illumina. Certo, le luci illuminano, le torce illuminano di più, però... No, vedete che è sempre lo stesso bioma? Qua. Hai la memoria di un elefante? In che senso? Perché è quella di un elefante? L'elefante ha una buona memoria? Raga? Per provare usa tutte le bombe per aprire un varco. Proveremo, va bene. Aia. Quanto ferro che sto saltando. E non ho voglia di fermarmi adesso a farmare. Ok, niente. Come mai qua è illuminato così? Boh. Quanto siamo di melee? Livello 20. Oddio. Oh, guarda quanti sono. Ok, qua siamo tornati dove eravamo prima. Adesso andremo dall'altra parte. Così arriviamo direttamente su anche. Anzi, no, non siamo ancora arrivati a fare tutto il cerchio. Il giro del cerchio. Adesso sì, invece. E le torce qua rimangono, non vengono distrutte da nessuno. Ok, quindi qua il giro l'abbiamo fatto. Adesso andiamo di là. Sono gli elefanti che hanno la mia memoria. Cosa? Cosa usandole puoi far esplodere abbastanza muri? Non lo so, raga. Farmiamo gli slime, dai. Per arrivare alla stanza del boss, una volta dentro non servono più, per questo dicevo di usarle. Ma... Allora, fanno un bel po' di danno. Però... Se guardate... Mining damage, 495. 156, vabbè, questo è proprio debole. Va bene, possiamo provare con le bombe. Proviamo. Ok, adesso si va dall'altra parte. Non abbiamo ancora finito. C'è ancora un quarto... Questa zona me la ricordo. Comunque mica è proprio carina la piantina che hai comprato. Grazie. Vedremo come sarà quando crescerà. Anche a me piace molto. Ci vuole tipo una specie di vasetto. Magari con... Avete presente che ci sono dei vasetti che sono tipo delle facce? Tu inserisci i fiori dentro e sembrano tipo i capelli. Ecco, ci vorrebbe una cosa del genere. Così sembrerebbe come se avesse i capelli sparati all'insù, ricci. Ok, allora, questi me li prendo però, li vedo proprio qua. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Anche qui. Cammina lentissimo però. Ciao Inda. Oh,
Cavolo, devo mangiare, ma il mio personaggio perché gli viene sempre così tanta fame? Però perché corre tanto? Ok, siamo arrivati alla zona che non abbiamo ancora visto, diciamo. Ma ben vedete, i biomi sono questi. Non è niente di che. Per ora. Ai, cosa? Scusami. Come ti permetti? Ma cosa c'è? Vabbè. Hai già dato... hai già dato un nome alla piantina? No, in realtà. Glielo volete dare voi? Le bombe saranno utili anche contro il boss, però, credo. La piantina la potete vedere su Instagram, raga. Ho fatto la storia prima. Ha detto... Una botta col burrito. Che materiali sono? Il ferro. A una certa, secondo me, è anche inutile raccogliere altri materiali, sapete? Tipo il ferro, il rame, a una certa... Sono un po' inutili. Servono all'inizio, ma... Adesso non tanto. Oddio, ma cos'è questa strada? C'è una stradina in più. Oh, cavolo, no. Cosa ci fanno loro qui? Ah, ma perché... Vedete? Tutta questa parte di sopra è piena di larve. È tutto diviso in due. No... Io li odio. Oh, che schifo che fate. Ma... Raga? Cos'è questa cosa centrale in mezzo? Avete... Vedete? Quanti sono? Oh mio Dio. Sì, ma lascia, fa paura. È come il simbolo che c'era anche dove c'era il re slime, come si chiama? C'era anche dove stava lo slime. Infatti. Sì, ma è una piccola zona questa però. Beh, si potrebbe andare di là. Ok, io continuo. Hanno tolto già le torce, avete visto? Ok, finiamo il giro. Oh! Ce ne sono altri qua. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo distruggerli subito appena li vediamo, perché sennò escono fuori tutte le piccole larve. Proprio schifo. Forse puoi usarli per rievocare i boss passati. Forse sì. Ricciolo, carino. Per via della forma delle foglie io la chiamerei Medusa. Anche. Bello. Oh no, gli ho dato troppa acqua. Adesso piange il vaso. Lo spawn del boss larva. No, secondo me è del... Ah, sì, forse è il secondo boss. È vero. Perché la forma è quella. Avete visto? Forse è spawnato lì ed è uscito e poi ha iniziato a girare qua. Sì, sì, infatti. Ma comunque, così erano quei dolcini con Pikachu e il coniglietto. Sono i dolci tipici giapponesi che si chiamano mochi. Sono tipo... il riso gelato. Riso gelatinoso. Riso gelato con... questa cosina che avvolge il gelato riso. Cioccolatosa, oppure io l'ho preso verde, al tè verde. Buono. Molto buoni. E hanno fatto anche i disegni. Quando li ho visti ho fatto così, what? Stravelli, no? Ok. Abbiamo finito il giro, raga.
Abbiamo finito il giro. Mi faccio veloce una pala, un secondo. Vabbè. Dunque. Mi fermo un secondino qua per riparare l'ascia. Ok. A posto. Quindi noi abbiamo fatto tutto il giro, vedete? E non c'è niente. Non c'è niente in più. Ora ho voglia di mochi. Sono molto buoni. Alla fine è tipo una specie di gelato, diciamo. Un dolce. Quindi adesso dove dovremmo andare, secondo voi? Ah, controlliamo un secondo. Ma che cacchio è successo qua? Perché ci sono così tanti slime? Chi è passato di qua? Aia! Ma c'è passato qualcuno qua a distruggere qualcun altro? Allora. Dunque, vedete? Che cacchio di strada prendiamo? Forse qui. Proviamo ad andare qui, magari. E vediamo. Perché siamo andati là. Sabato scorso siamo andati qua. Proviamo ad andare qui, magari. Quindi io dove sono? Ah, io sono qua. Proseguiamo un attimo dritto. Ah, sono quei vermi schifosi. Guardate, raga, quelle larve. Aspetta, ma... cioè, se la prendono non solo con le torce, ma anche contro gli slime, mi state dicendo? Sembra. Ma non si può andare. Vedete quante torce hanno tolto? Ci sono anche le palline di slime. Vuol dire che uccidono anche gli slime. Guarda. Tutte torce staccate. E allora, io sono passata di qua, quindi. Ok, andiamo qua sopra. Ma... oh no. Io odio questo posto. Io veramente lo odio. Ah, no, il muro. Ok, no, aspetta. Posso andare di qua. Provo ad andare dove c'era il simbolo di prima. C'era dell'acqua, magari andavo oltre. Il simbolo di prima? Quale simbolo? Aspetta. Una domanda, ma se ora riesci a battere il boss, poi si va sul gioco nuovo? Non lo so. I don't know, I don't know. Dopo però vado dalla parte più vicina al sigillo. Farti una strada con le bombe. Sì. Adesso andiamo di qua un secondo. Ma... cacchio. Aia. Oddio, quanti sono? Pericoloso. Oh, merda. Molto pericoloso. Ah. Ah, cosa sto tenendo in mano? Cavolo, ma non è che faccia molto danno. Ho raccolto un'altra figurina di larva. Sai quanto mi interessa, sinceramente? Non proprio zero, ma ok. Andiamo, 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 andiamo. Ma io ho lo scudo, mi devo ricordare di usarlo. Oddio. Oddio, quanti sono? Corri, cazzo! Oh raga, ma magari questa è la strada giusta. Stupidi. Guardate, neanche il tempo di arrivare che... tantissimi! Zitto.
Cosa c'è qua? Ok. Che schifo queste cose. Mi ha dato 3 plus 3 life on melee hit. Ah, mi si aggiunge la vita ogni volta che colpisco. Ok, togliamo il movimento un attimo. Ciao Foxy! Ma la musichetta della cassa? Quale musichetta? Queste larve hanno rotto, sì, abbastanza. Ciao, buonasera, rete. Vabbè, niente di che, raga. Però. Oddio! Allora, togliamo questo schifo. Guardate questo teschio. Buttiamo via queste tette tagliate. What? Qui non si può. Qui non si può andare. Raga, mi sa che vedo... Qua sopra si vede la zona dove c'è il boss. Siamo molto vicini. Forse devo continuare di sopra. Oppure passare in mezzo alle acque. In mezzo ai fiumi. No, non si può. Oddio. Potrebbe essere il modo, sapete? Che spavento! Buonasera, amori di Mamma Bakery. Come state? Sono ancora qui, non morirò mai. Mi fa molto piacere, Bakery. Grazie mille per l'abbonamento. Bentornato. Tutto bene, io. Spero anche tu. Io male perché domani ho la verifica di mate le prime due volte. Ore e ore. E poi 2 ore di tecnica. Ai ai ai. Conviene studiare. Ai ai ai. Oh, raga. Eh sì, questa zona qua. Ma no, ma qua ci moriamo 100 volte. Ho finito. Ok, ne devo fare altri. Oh mio Dio. Ma se facessi un letto qua? Secondo voi respawnerei qui? Proviamo. Però aspetta. Mi saranno questi prima. Madonna, va a dare impazzito. Cosa butto, cosa butto, cosa butto. Buttiamo via questi, dai. Il lettino. Lo mettiamo qua. No, ma non ci posso entrare così. Allora forse posso fare così, vediamo. Ne mettiamo un altro di questi. Ma non può essere girato? Ma che cavolo? Non posso dormire quando ci sono i nemici vicini? Dai, non sono tanto vicini. Possiamo metterlo da qualche altra parte magari. Tipo qua. No, non si può. Troppi di... Qua, magari? Sì. Qua lo possiamo tenere. Ci si può abbonare col Prime? Ci si deve abbonare col Prime. Non ci si può. Comunque sì, col Prime è gratis. Abbonatevi al mio canale, ragazzi. Non fatelo... Non lasciatelo lì, il vostro Prime, a prendere polvere. Raga, abbiamo trovato il modo per arrivare. Sono un genio del male. Ci sono arrivata così. Andiamo? Anzi, no, scherzo. Allora, aspettate un attimo.
facciamo una... No, non facciamo niente cassa, niente cassa, niente cassa. Oh, cazzo, è già partito. Ok, raga, pronostico. Avix, sai che sto giochino, dopo che ho visto il tuo reel, l'ho preso. È la cosa più bella del mondo, tranne il fatto che non riesco ad uccidere il primo boss. Baker, anch'io ero così all'inizio, ma troverai il modo, vedrai. Troverai il modo giusto. Ragiona, ce la fai. Abbiamo trovato il boss. Scommettete veloce le vostre banane. Sto pensando come fare. Sto pensando come fare. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Aspetto che finisce il pronostico e andiamo. Mi prendo anche una golia per pensare in maniera fresca. Ok, vado. Cazzo, non riesco a prenderli così. Oddio! Cavolo, questo schifo giallo intorno. Oddio. Che schifo. Oh mio Dio. Cazzo, cresce enorme. Iu. Oh oh. Oh cavolo. Oh oh. Morite schifosi. Oh no no no. Ok, ma sono arrivata qua. Ok, allora. Lo affronteremo in maniera diversa adesso. Però cavolo, non sono riuscita a ripararmi l'armatura, no. Cazzo. Ok, raga, un altro pronostico. Se riusciamo a batterlo adesso. Quasi, quasi, quasi. Perché fanno tanto danno quelle merdine. E io mi dimentico di avere lo scudo. Questa armatura mi si romperà adesso. Merda. Avrei dovuto lasciare i tavoli qua. Ma la vita resta a metà? Dal boss? No. Ripartirà da zero adesso. E questa volta Twitch non buggarti e fammi votare. Dai, votate adesso veloce, raga. Se riesco a batterlo adesso. Il boss di per sé non è difficile. È tutto quello che gli sta intorno.
Ho anche le bombe, sì, mi ero dimenticata completamente delle bombe. 100 volte meglio quelle, mi sa, perché fanno tanto danno. Lo circondiamo con le bombe. Ok, avete votato? Vai cagare. Non riesce a prenderlo. No, no, no. Non riesce a raccoglierlo. Se non lo raccoglie è un casino. Andate via. Ok, l'ha raccolto. Oh mio Dio. La mia vita. Dobbiamo eliminarli. Tutti. Qua. Ma come mai il boss dorme? Recupera sta vita, cazzo. Ok, si sono bloccati. Ok. È il momento di riparare l'armatura. Veloce, veloce, veloce. Ok, a posto. Ma tu dove cacchio arrivi? Con queste cazzo di merdine. Mamma mia, se li odio, raga. Ve lo giuro. Oh, facciamo così. Per avere almeno cose nell'inventario. Così, va bene. E vabbè, tutto il resto diciamo che non è poi importante. Posso fare così. Mettere qua l'ascia veloce, che questo non vorrei perdere. Questi. Tutto il resto me ne frego. Bene, andiamo. Però devo metterle più vicine le bombe, tipo qua. Anzi, mettiamo via l'arma. Quanto danno fa? Vabbè. Vabbè, senti. Grazie, Alessandro. Stupidi imbecilli. Sono morta esplosa dalla mia stessa bomba. Non ci credo, veramente. No, io non ci credo. Mi rimangono 9 bombe. Ok. Adesso andiamo. Da lontano questa fa più danno, però. Questa fa danno esplosivo. Ok, facciamo così, usiamo questa. Non usiamo quello esplosivo. Raga, pronostico, vai. Scommettete. Buonasera, Scarmillo. Che gioco è? Si chiama Core Keeper. Io vado, devo finire dei compiti. Ciao, Bea, grazie di essere passata. Sono sfigata. Ancora non ho capito come funzionano i momenti. Sono tipo delle clip, però se tu sei durante quelle clip presente in chat, ricevi il badge dei momenti. Ok.
sono 5 momenti al mese, possono essere creati solo 5 al mese, appunto. Ogni volta che tu sei presente durante i momenti, il tuo badge si evolve in base a quante volte sei stato presente durante i momenti. Ciao Tech, come va tu? Io non scommetto più, no Bakery, no, non esiste. Vado. Cavolo, queste merdine, quanto le odio! Cazzo. Col panino lo sto picchiando. Li faccio più danno con l'ascio o cosa? Sì, mi sa di sì. Muori! Nell'angolo. Ah! Quanti sono? Ok, Oddio! Metti sta cazzo di bomba! Madonna santa! No, no! Via, via, via! No, 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 no! Mi sta rallentando lo schifo a terra! Ma raga, ma quanto è difficile! Non si riesce! Ho finito tutte le cose necessarie! Diventa tant- e diventa strale- per- diventi stralento in mezzo con la melma! In più mi servono altre cure. No, dovrei tornare di là a riprendermi i miei oggetti. È difficile.
Guarda, e rimangono lì tutti quanti. Dai, non è giusto, dovrebbero despawnare. Muori, cazzo! Tre colpi per uccidere questi. Qui c'è tutta quella merda a terra. No, non riesco, devo andare via. Come fai, raga? Come fai? Ok, ci provo. Dobbiamo far fuori anche gli altri. Punti abilità. Va bene, anche ci sono tanti però, eh. Storia con la pala, sì. Ma... ma cosa? Così gialli fanno veramente schifo. E non è che c'è molto spazio, non ti puoi neanche fare l'arena. Cioè devi per forza essere in questo spazio minuscolo. Ma vuoi morire? Però ecco, io non ho mai usato lo scudo, forse dovrei. E potrei, sapete fare cosa anche? Usare i fiori per illuminare la zona, dato che loro si mangiano le torce. Non credo che lo fanno però con le, con i fiori. Cos'altro potrei fare? Ho un'idea, ok. Ma hai rimesso il VIP mensile preso con i punti banana? Hai rimosso? Da un po' ormai. Oh no. Devo andare a ripararlo. Ma questo gioco è tipo simile a Minecraft. È più simile a Terraria, direi. E più simile a Terraria e magari Stardew Valley anche un po'. Guarda, tutte le torce hanno tolto. Dove sono i miei scraps? Ah, sono qua. Se metti delle spine attorno a dove spawnano i minion e se fai dei buchi attorno così non ti raggiungono. Il problema è che dove spawnano i minion non si sa di preciso. Anzi, no, in realtà si sa, mi sa. In queste zone. Però non so se si può scavare. E se io mettessi dei muri intorno? Sono una, due, tre, quattro, cinque zone. Magari potrei mettere i muri? Così loro respawnano là dentro? E non possono raggiungermi? Dobbiamo provare.
E riaccomi come va col boss, 3 prove, 3 morti. Ho paura di prenderlo per sbaglio. Fabio, grazie mille per l'abbonamento, bentornato! Ok, direi che ho tolto tutto. Cioè, vabbè, anche qua rimane un po'. A posto. Adesso ho dei materiali? Sì. Ma loro rompono i muri, però. Vi ricordate che rompono i muri? Se sono in tanti fanno presto, mi sa. Li rompono subito. Diventa un po' complicato, secondo me. Cioè, non c'è più spazio per girare intorno a lui. Chi sta arrivando? Ma te ne vai, cazzo! Madonna, raga, io le odio queste cazzo di larve. Sono la cosa peggiore di sto gioco. Hanno fatto veramente una cosa orribile. Magari i muri di pietra, anche se ci mettono più tempo a romperli. Poi però continuano a spawnare e se escono fuori succede il delirio. Perché usciranno tipo in 150. Mettiamo una torcia qua dentro così vediamo cosa succede. Non riesco a metterla qua. Oh mamma. Allora. Diciamo che abbiamo chiuso. Qua. C'è ancora uno, questo qua. Che cacchio vuoi? Secondo voi devo mettere i muri di pietra anche qua? Se le larve sono i mob peggiori di questo gioco, allora non conosci gli altri. Sì, infatti non li conosco. Grazie, Ignacio. Però se fai dei muri con un buco solo e nel buco metti le spine a terra, loro ci si passano sopra per forza. E che non si può mettere le cose intorno. Allora. Perché... Non puoi mettere altre cose dentro, perché se metto anche le spine diventa troppo complicato, diventa troppa roba. Magari... Ok, che dite? Proviamo così intanto? Riparo l'armatura. Queste merdine, da dove cavolo arrivano? E non si può scavare a terra qua. Ciao, Tech. Fabio, anche se ti è stato regalato l'abbonamento, dovrebbe contarlo.
Dovrebbe far comunque parte del conto. Dai, andiamo così. Vediamo le cose più importanti all'interno di questo. Qua non c'è niente di importante. Cibo. Abbiamo solo due cure. Proviamo. Io ci provo. Copri tutto con la roccia. Ok, riproviamo a coprire tutto con la roccia. Però mi sono rimasti solo 6 pezzi. Non ne abbiamo molti. Ah, c'è anche questo che non ho ancora chiuso. Oh no. Vabbè, mettiamo sto schifo. Ok, ci riesco a passare intorno? Sì. Ci provo. Ho paura. Ho paura. Vado. Oh no, hanno già rotto il muro. Veloce! Dai, dai, dai! Oh mio Dio! Ce la possiamo fare, 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 ce la possiamo fare. Cure. Dai, ancora qualche colpo. Sì! Fanculo! Sì! Ce l'ho fatta, non ci credo. Oddio, chi cazzo sta arrivando qua? Ma comunque non stavano spawnando. Avete visto che non sono spawnati? Non sono proprio spawnati. Ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Ciao Fede, tutto bene? Tu come stai? Ciao Simone. Allora, questa cosa importante. Questa cosa si vende. Ok, prendiamo la cassa e andiamo via da qua veloci. Via, 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 via. Ok, dobbiamo prendere le cose che abbiamo qua. Buttiamo via. Distruggiamo un paio di cosette. No, dai, in realtà era strafacile il boss, se ci pensi. Va bene, Wolf. Ho fatto sulle 5-6 vittorie dei pronostici di fila con questa. Yeah. Allora. Questo non mi serve. Dobbiamo distruggere questo. Poi. Mio. Cos'altro butto? Butto via questi muri inutili, anche questi. Butto via tutti questi semini, che tanto non ci mancano. Ok, ci prendiamo il letto. Sarebbe figo teletrasportarsi alla base velocemente, però vabbè. Dobbiamo fare il percorso per tornare, che non mi ricordo che strada si faceva. Credo questa. Oh no. Questi continuano a spawnare. Mi sa che il boss ti dà le tecnologie di drill all'altare. Adesso vediamo.
Tutto è stato strafacile dopo che l'hai già fatto come con gli esami, anche i boss. Sì, è vero. Una volta che ci provi, più volte ce la fai. Andiamo via! Da questo posto, marcio! Ho sempre votato che vincevi, ho sbagliato a votare, quindi hai vinto, urlo. Ok, adesso cosa ci aspetta, mi chiedo. Qual è il percorso che devo fare io per andare via da qua? Ah, più in qua. Oddio, guarda quanti sono qua. Let's go, let's go! Let's go alla base! Devo bere acqua. Piripium pium pium. Sì, l'abbiamo fatto fuori. Inseriamo subito questo oggetto. Qua dentro. Larva Spike. Oh raga. Sono. A strange device that materializes spirits of the past. Cosa? Raga, andiamo a vedere. Ci hai svegliati. Non abbiamo mai visto delle creature tipo come te. Diciamo che tempo fa c'era una bellissima civiltà qui, però ad una certa magicamente sparì. Credo, forse siamo stati dormienti per molto tempo. Ci chiediamo. Dobbiamo chiederti qualcosa. Cerca i titani antichi che stanno ancora andando in giro. Dietro al Great Wall, dietro a quel muro. Dietro a quel muro ci sono i titani antichi. Distruggili e colleziona le loro anime. Con la loro energia possiamo, diciamo, riparare ciò che una volta c'era qui. E attacco un Titan. In ritorno, tu sarai in grado di tornare, diciamo, da dove sei venuto in cambio. Il grande muro si aprirà quando ci poggerai la mano sopra. Is this Hollow Knight? What? Ok. Raga, depositiamo tutto. Andiamo a vedere. Veloci a vedere cosa succede lì. Ma di corsa proprio. Allora, prima depositiamo via. Mettiamo qua, c'era tutta la roba. Tutto quello che non mi serve. Cos'è questa? Abbiamo una lanterna che fa più luce. Facciamo così. Allora, via, 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 via. Via tutto. Qui cosa abbiamo? Questo è l'oro, no, questo è ferro. Qui abbiamo altre armi. Va bene, lascia in più. Questo via. Poi questo mettiamo qua. Questo mettiamo qua. Ah, sì. Questa roba si dovrebbe vendere. Quindi teniamolo qua, si vende. Guardate cosa. Ma queste sono delle figurine, scusami. Mettiamole un attimo qua. Ah. E questo? Ah, e questo?
Ma ci sono pure le cose che si possono collezionare. Ma stai dicendo sul serio? Quindi non erano i tuoi limiti della mappa alla fine. No, erano i limiti per ora, ma lo sapevo io. Altri pronostici da perdere per noi, più banane per Vic. No, io non le guadagno le banane. Allora, mettiamo via questo. Questo teniamolo qua. Questo teniamolo, mettiamolo via, sto anello, adesso non mi serve. Qua mettiamo anche questa cassa, abbiamo un'altra cassa in più. No, aspetta, gli anelli li tenevamo qua. La verità si scopre superando i limiti. Adesso andiamo a superarli. Mettiamo via tutto lo schifo qui. Le tette tagliate, mamma mia che schifo. Questa roba si vende. Questa roba si distrugge. Lo distruggiamo subito, prima che mi dimentichi. Poi questo schifo, no, fa parte delle cose qua. Si vende. Le torce. Questo va qui. Legno lo teniamo per ora. Questi qua. Vabbè, teniamole, queste magari potrebbero servire. Questo lo teniamo. No, facciamo così. Questo qui. Questo via. Ok, dobbiamo vendere quindi questo, questo e questo. I'm loving it. A chi dobbiamo vendere? A lui. Ciao. Oddio, vende cose nuove. Golden Larva Meat. Ma c'è un nuovo moderatore, chi è che mi fa app? Allora ragazzi, vi spiego per chi non sapesse. Da oggi fino al 4 aprile, per 2 settimane, faccio parte della campagna delle nuove cuffie di Trust. E quindi c'è questo bot che spamma il comando, che vi invita a cliccare sul link e vedere le cuffie su Amazon. Se no potete scrivere anche punto esclamativo Trust. E tra l'altro, chi guarda dal PC, mi sa, dovrebbe vedere apparire una cosa qua, un banner. Vero? Appare? L'avete visto? Devo venderti questo, questo e questo. 12 più cibo. Creed. Ma scusa, ma questa roba si può... Ma larva meat si può cucinare? Ma raga, ma io non lo sapevo. Si può cucinare. Ma non mi ero manco accorta io di questo piccolo dettaglio. Ma dovremmo decidere dove mettere tutte queste figurine. Tanto le metto qua. Anche da telefono, ok. Soldi qua. Cosa devo fare? Mi servirebbero delle pozioni adesso. Ah sì, devo cucinare. Larva meat. 77, con cosa li cuciniamo? Proviamo a cucinarle con i cuoricini. Come si ottengono i punti quelli altri? Banane marce o banane? Le banane marce sono quelle di Stream Elements. E le banane invece sono quelle che sono qui in canale, che si accumulano mentre guardate. Se siete abbonati ricevete il doppio. Carne con i funghi, buonissima. Aspetta, proviamo con i cuoricini, vediamo cosa esce. È che non abbiamo tanti funghi. Ciao Ele, in bocca al lupo per domani, in buono studio. Cosa uscirà? Dove li hai trovati tutti questi mechanical parts? In giro, Davide, esplorando. Forse la parte dove li ho trovati di più è la parte dove si trova il ferro, che ci sono questi dungeon. Quello che si vede qui in points. Ah sì, quelli sono i punti di Stream Elements. Sono le banane marce. Quei punti si ottengono per la prima volta mettendo il follow al canale, poi abbonandovi, donando soldi, donando bits. E basta, mi sembra.
25 cibo. Vabbè, non è male. Proviamo a fare con i funghi. Anche se... Aspetta, con i peperoni. Vediamo cosa c'è con i peperoni. Blocchiamo le ricette. E con i duelli, anche sì. E con anche... Slots. Ci sono slots. O l'ho tolto. Drop raid. Cos'è questo? 25 cibo... Vabbè, non... Questo aggiunge la velocità. Vabbè, non sono male, dai. Però... Va bene così. Io direi di cucinarli con questi intanto. Meglio. Quindi metto via questo che non mi serve e questo. E questo anche. Ah sì, mi serviva fare le pozioni di cura. Le pozioni di cura. Raccogliamo altri cuoricini. Anche le banane a marcia si tengono guardando la live. Mi sembra 10 ogni 10 minuti sono il triplo per gli abbonati. Sì, anche guardando. Però con le banane a marcia si ottengono anche appunto sostenendo il canale con i diversi modi. Mentre quelli di Twitch normali solo guardando. O abbonandoti di più, dai, di più, il doppio, basta. Sì, oggi sono da soli in questo gioco, domani faremo insieme a voi. Se guardate in descrizione sotto c'è anche la classifica. Sì, è vero. Ti ho schiacciato! Oh no, poverino, morto malissimo. Verso che ora stacchi? Faccio sempre la live dalle 7 di sera fino alle 11 di sera. Chissà se mettendo questi mi darebbe qualcosa di più fico. Vabbè, poi lo scopriremo. Slime per fare le pozioni. Slime, dove sono gli slime? Ecco. Facciamo le pozioni di cura. Che non sono male. Di già un anno e mezzo. Beh, non male, direi. Non male. Abbiamo tutto. Questo lasciamolo qua. È lì che troveremo quel nuovo materiale, raga. Finiamo, annaffiamo veloce e andiamo. E per arrivare al muro? Possiamo andare dritti di qua. Abbiamo già il percorso. Però chissà se c'è una porta e basta o si apre così. Sono proprio curiosa. Un secondo. Devo cambiare il titolo. Il terzo boss. Fatto fuori. Ora si esplora oltre il muro. Oltre il... Grande muro. Yeah! Lasagne pronte? Buon appetito! Buone le lasagne. Avete mai assaggiato le lasagne ai broccoli? Stra buone. Senza la carne. Broccoli e... Il formaggio, com'è che si chiama? Com'è che si chiama quella roba che ci va dentro? Quella cosa stra buona. Non ricordo, ma va bene così. Dove sta? Qua. Qui, a posto. Oh, così. Sentite, ora siamo pronti per andare. Cibo. Ci portiamo più cibo. Andiamo. Forse devo usare il letto qua adesso. Così respawno qua. Buonasera Monkey, buonasera. Mi vergogno perché ti seguo da un anno e mezzo, ma non ho la sub. I miei non vogliono. Non ti devi abbonare per forza, non ti devi vergognare di questo. Deve essere fiero.
di far parte della community da così tanto tempo. Non è che se non hai la sub sei, che ne so, inutile. Anzi, il contrario. Non mi importa se non siete abbonati, raga, ma importa che guardate e vi divertite. Divertiate. Questa è la parte più importante. Il kebabr! Andiamo a vedere cosa c'è oltre il grande muro. Sembra veramente di essere dentro Attack on Titan. Ci sarà un gigante adesso. Che cacchio ho all'occhio? Oh my goodness! Oh my goodness, oh my goodness. Comunque è una certa davvero, dobbiamo mettere i binari, raga, ci metteremo veramente troppo tempo. Dobbiamo fare i binari. Ecco a cosa servirà fare. Stai calmo. Cos'è questo? Ecco cosa servirà fare cercare i minerali. Perché così almeno ci facciamo i binari e tutte queste cose qua. Andiamo! Andiamo! Let's go, let's go, let's go, let's go. Dovrei illuminare un botto adesso io. Ok, adesso sì. Allora, proviamo ad andare dritti qua. Dovrei illu... Adesso sto illuminando un sacco, raga. Ok, scaviamo dritti, dai. Il grande muro dovrebbe essere qua. E noi saliamo. Sì, eccolo. Oddio. I should place my hand on the wall. Dovrei toccare il muro con la mano. Ho paura, ragazzi. Lo faccio? Ho troppa paura. Lo tocchiamo il muro? Ai ai ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Io non mi fido. Ho capito che devo toccarlo. Aspetta, sono in ansia, ho paura. Da dove sono arrivata? Da qua. Vai. Oh shit. È sceso il muro. Ok. Cosa? Cosa? Dietro al muro c'è un altro muro, esatto. Cosa? Ok, controlliamo l'altra zona, un secondo. Forse serve un altro materiale, sì. Potrebbe essere. Ma dove lo prendiamo? Aspetta, ho finito i cosi. Il
3 muri per proteggerci dai giganti, è vero? Dobbiamo sprecare i materiali. Ma raga, ma che cazzo? Ciao Luke, si chiama Core Keeper. Raga, che devo fare? Oh cazzo. Ok, raga, io cerco su internet cosa bisogna fare adesso. Mi dispiace. Cioè, non mi... No. Vic, come l'hai toccato il muro? Dite che l'ho rotto? Se scopro qualcosa di ovvio mi incazzo. But rolling round a little deep, but you know what's up and down, baby, but you gotta leap. But I be do, but you watch it, watch in motion. Raga, guardate come hanno sconfitto questo. Dice, per sconfiggere il boss che abbiamo fatto fuori prima, dice, is to dig a long tunnel. Scusa, come lo rompi il muro? Sì, non si può scavare. Cosa dice? Sono muri non rompibili. Iron pickaxe. Io ce l'ho iron pickaxe. Preferibilmente 2 per arrivare lì. Quindi tu mi stai dicendo che avrei dovuto scavare 10 anni? Oh no, mi sto spoilerando i boss! No, ma io voglio sapere com'è. Ok, sto leggendo come fare. Sì, ma il muro non è... Ok, aspetto. Vogliamo tenere sta musica di sottofondo, raga, dai. Allora, la musica del gioco praticamente non si sente mai. Adesso spunta Eren Yeager. Quindi ora come funziona? Vic viene bannata perché ha spoilerato? No, io mi sono spoilerata il prossimo boss, mi sa. Che cagata. Sono io Eren. Raga, ma avete visto Eren che ho postato nelle storie? Eren Yeager, il gigante, che ho visto ieri, la sua figurina, action figure, quanto è bella, quanto essere bella, magari devo andare da qualche altra parte, magari c'è un accesso speciale, no non credo, no scherzo, è più bello stare senza la musica e metteniamo la musica dal gioco, corri attorno a dove si è abbassato il muro, ad un certo punto trovi un sentiero di terra, non fare punti nel vuoto. Dove si è abbassato il muro? Berberbe.
Qui c'è un ingresso speciale, mi stai dicendo? Ma qui non è che c'è tanto dove andare. Vabbè, controlliamo questa zona magari. Ah, il muro l'ho abbassato qua. Aspetta, magari proviamo a scendere un attimo. Magari c'è un'altra zona. Qua non si può andare. Magari qui. No. No. Ma corriamo ancora. Qua no. Uso le torce, merda. Qua? No. Ma che cavolo? Che c'è? Sarà un buco speciale all'interno del quale bisogna entrare? Qua no. L'hanno fatto apposta? Sono pazzi. Alessandro, buonanotte. Sai come si spacca il muro? Come? Biribiribio. No. Ci sarà forse una stradina apposta che ti porta. Magari. Era una domanda fatta a te. E punti di domanda dove sono? Nel titano colossale? Gli faccio il culo, gli stacco le palle di metallo. Dai! Ma che cavolo? What the heck? Qua? Oddio, dove siamo? Ma dai. Aspetta. Ma cacchio sono? Sto camminando sul bordo? Dove c'era il muro? Gira, gira. Ecco, siamo di nuovo vicino al muro. Ma non è qui, a quanto pare. Ok, ragazzi, stasera facciamo un giro, giro tondo, casca il mondo. Giro, giro tondo, casca il mondo, qui no. I'm hungry. Mangia. Sei fame, devi mangiare. Raga, cibo preferito? Il vostro cibo preferito? Il cibo veloce. Cibo che puoi mangiare velocemente. Che ci metti tanto, ci metti poco per fare. Devi trovare il buco, mi sa, non farlo.
Mi sa di sì. Se hai detto che praticamente non si deve tipo fare costruire a caso, ma bisogna cercare un percorso. Io pensavo fosse vicino a dove abbiamo toccato il muro, ma a quanto pare non è così. Oddio, e adesso? Per fare cosa? Per avanzare nella mappa. Verso in basso a sinistra. Ci sto andando, pian piano, seguiamo la strada, andiamo. Ok, un altro pezzettino che ci porta di là. Vedete quanto illumina adesso? Incredibile. Niente buco. Niente buco. Qui nemmeno. Qui neanche. E guarda quanto spazio che c'è qua. Sarà qui? Maledizione, no. Non capisco. Beh, in realtà abbiamo fatto già un giro bello grosso. So come vedere il nuovo bioma. Ma non spoilero perché so che rovinerei una bellissima sorpresa e poi perché non voglio essere bannato dal tuo canale. Ok. Sappiamo che lo sai, quindi nel caso mi servisse, me lo dirai. Mi serve, però aspettiamo. Esploriamo, esploriamo. Aspetta, dove stiamo andando? Oh, stiamo andando dritti. No, scherzo. Pi. Oh. Pam pam pom pam pim pom pom. Raga. Dove siamo? Siamo in mezzo a nulla. Immaginate essere in mezzo a nulla, al buio completamente, dispersi. Dove cribbio siamo? Ho trovato la stradina per un bioma. Ma che...
Ma stai scherzando? Ma stiamo scherzando? Dove è andato questo stronzo? Quanto danno fa? Dov'è lo scudo? Oh mamma. Ah! Ah! Come morire in due semplici passaggi? Adios wilderness! Sono i fiori tossici. Li ho distrutti. Forse non dovevo. C'è il nuovo materiale, guardate. Scarlet Ore! Ah, caspita, mi sono perso il terzo boss. Sì, sì, l'abbiamo fatto fuori alla fine. Però anche i cespugli si possono prendere. Raga, dobbiamo mettere a decorare la nostra base. Dove andiamo? C'è troppa roba da vedere, ho paura. Beh, andiamo qua sotto. Mamma mia, guarda, non muore. Stupido coglione. Ho i semini nuovi. Semini nuovi qua. Cosa sono questi? Ah! Sono i fiori che mi rallentano. Ciao Luca, buonanotte. Magari questo si può raccogliere in qualche altro modo, questo fiore. Col piccone. No. Cos'è? Un legno diverso? Un legno normale. Aspetta, mettiamo questo, dai. Così illumina di più. Qua c'è qualcosa a terra. Biri 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 biri. Vabbè, sempre i soliti semini. Che carino questo posto. Non c'è la possibilità. Non c'è la prossimo craftare una pistola? Ce l'abbiamo già la pistola, guarda questa. Oddio! Ah! Cazzo, mi ha preso! Ah! 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 Oh! Un'altra figurina! Ok, luccica. Chissà se questo bioma si estenderà all'infinito. No! Oh sì? Non credo. Lento a scavare. Abbiamo 6 di questi cosi qua. Cibo in più. Cos'altro? Ok, vabbè, andiamo. Scaviamo qua sotto, dai. Servirebbe questo emote, però con il cappellino della buonanotte per salutare la sera. Giusto, è vero. Però con i capellini viene un po' male. No, in realtà no. Non so come fare. Si potrebbe fare. Allora, vediamo un po'. Io continuo a scendere pian piano. Mica, aiutami, gli zoomer mi vogliono schiaffeggiare. Tu schiaffeggia loro. È una giungla, sì, tipo una specie di giungla. Ci sono tutte le... Anzi, in realtà sembra come se fossimo sugli alberi, perché vedete qua ci sono tipo le radici, o sembrano tipo i tronchi degli alberi strani. Se vuoi un po' più di risposte sui misteri del gioco, basta che vai su Google e cerchi Core Keeper Wiki. Sì, sì.
c'è tutta la lore dietro, no? Da quanto tempo ci giochi a questo gioco? Da lunedì scorso? Pure con la mascherina che copre gli occhi? Forse quello non si capirebbe tanto bene, sai? Però quella col classico capellino, sì, mi sa. Bella la musichetta che c'è qua. Raccogliamo l'erba. Servirà, no? Per qualcosa. Servirà per decorare, magari. Io non so se questi servono a qualcosa. Una settimana è mezzo scarsa. E ci sto giocando con molta calma. Non so quanto ci vuole per finire. No, l'erba non serve, dai. Occupa solo lo spazio. Il legno serve sempre. Andiamo qua sotto. C'è il luccichio. Adesso dobbiamo raccogliere ciò che ci serve. Ah, capite, raga, perché serve tenere quel cristallo, quella cosina che si può craftare per tornare alla base veloce. Perché se no, guarda la strada che dobbiamo farci per tornare. Dopo faremo una discesa dritta. Ma non adesso. Un'ora per tornare alla base, è vero, eh? Adesso chissà quanti questi nuovi lingotti che mi quanti ne serviranno. Perché ne serviranno un botto. Quindi prendiamo quelli che possiamo prendere. L'erba inutile fa solo male. Dove andiamo? Andiamo a scendere. Magari vado di qua, scendiamo di là. Però è bello che alcune zone, vedete, che sono già illuminate qui. Passare, grazie. Avete visto? E zitto. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Scemo pagliaccio. Oh, mi ha lasciato l'arma. Vabbè, quella che ho anch'io. Oddio, cosa c'è di qua? Scava lentissimo. Raga, mi sa che qua dovremmo pescare dei pesci. Magari ci sono dei pesci spastici qui. Questo cos'è? Boh. Guarda quanti minerali! Ma questo bioma è spettacolare, è molto bello, sì. Sono già curioso di sapere come sarà il boss. Però ci servono un sacco di questi nuovi, di questo nuovo materiale. Perché sicuramente si potrà fare un nuovo piccone. L'armatura e tutte queste cose qua. Quindi esploriamo più che possiamo. Finché siamo qua. Ah, tra l'altro, tesoro. Che cacchio è sto braccio meccanico? Ah, è una cosa è una cosa che si può vendere, ok. Ok. Cos'è la fiamma azzurra nel menu inventario? Fiamma azzurra. Fiamma azzurra nel menu inventario. Dove? No, non puoi dire, zio. Ma se tiri una cannonata col mortaio a mano, forse scavi più veloce, così si... Ah, sì, è vero. Devo stare attenta, però devo stare distante.
Soprattutto. Ah! Ah! Sono le anime che devo raccogliere. Soul of Azeos. Forse in questa zona si troverà questo, dato che questo posto si chiama bla 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 qualcosa Azeos. È un uccello, raga. È un pennuto. Oddio, cosa ho raccolto qua? Sembra un pezzo di pane. Roba che si vende, va bene. Oddio, è questo? Ma cosa mi sta dando, scusa? Un'altra roba ambra. Oh, oddio. Quanto? Quanta vita hanno? Oh! Ma raga! Ma raga! Sentite, uccidere a mano. Cosa? Io sciocco basita. Allora, ripariamo armi. Ripariamo tutto quello che dobbiamo riparare. A posto, riparato. Anzi, mi sa che dovrei anche buttare cose che non mi servono. Tipo, questi muri di sabbia schifosi. Questi muri schifosi. Questi semini inutili. Roba la tengo, questo tengo, questo tengo, questo tengo. Questo non mi serve, via. No, potevo prendere gli scraps, però no, mannaggia, non ci ho pensato. Ok, a posto. Avrà circa 2000? Sì. Più o meno. Ricordiamoci, no, beh, in realtà ho tanto cibo per ora, quindi siamo a posto. E che non ho tante cure. Dovrei scavare dritto. In giù. Scava lento. Andiamo qua. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Va lentissimo. Ah sì, giusto, avete detto di usare questi. Non è che funziona molto, eh. Non rompe i muri? Anzi, forse dopo 50 spari l'avrebbe rotto. Sono i cattivi, i pistoleri dal posto. Ok, capisco. And now what? Now, where we need to go now? Che labirinto. Scaviamo dritto per scendere, dai. Notte otaku, notte, notte. Momento acqua. Oh no, ce n'è un altro sotto, vedete? Andiamo. Male il braccio, stai seduta così. Oddio, questo pavimento. E niente, raga. Ok. Andiamo a cuocere questi, va. Ci
Quanto serve per fare quel tavolo? Di qua si vede. 25, non sono neanche abbastanza. Mi mancavano 4. No. Ok, raga, io sono stata.